Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Dark Andros. Oggi siamo qui con un ospite decisamente croccante. Esatto, qui abbiamo il doppio suono oggi perché il budget è talmente alto che abbiamo un doppio suono. Mi è rimasto in testa. È così, è la croccantezza che proprio... Questa, come avrete notato, non è una puntata del Dark Andros Lifestyle, ma tornerà presto, state tranquilli, perché oggi siamo qui con Simone per parlarvi di Horror Trip Story, per spiegarvi questo Horror Trip Story cos'è, se cos'è, chi è, se chi è, quando è, Ma partiamo dall'inizio. Horror Trip nasce come progetto standalone, quindi nasce con la puntata 0 che è ambientata a Mombello, giusto? La puntata 0 che potete trovare sul canale dei Fancazzisti Anonimi, playlist Horror Trip. Dopodiché si è passati, abbiamo fatto un po' un salto, no? Con la prima puntata. Sì. Ed è una cosa molto figa, perché a un certo punto, una volta pubblicati i primi due file, quindi quelli con protagonista FaVJ, che ricordiamo essere dei test, perché sì, non si avvicinava poi così tanto il file 1 finale e il file 2 no, a quell'idea che ci eravamo fatti in testa, perché effettivamente l'organizzazione di questa tipologia di video, per noi completamente nuova e vergine, è un territorio vergine. E direi non solo nuova per noi, ma nuova proprio per YouTube Italia e YouTube in generale, perché noi abbiamo guardato veramente tutte le possibili realtà a livello di YouTube e non esiste al mondo una cosa come Horror Trip in accoppiata con Horror Trip Story. Quindi noi possiamo dire, e siamo orgogliosi e croccanti nel dire, che siamo i primi al mondo ad aver fatto un esperimento di questo tipo. Siamo i primi al mondo ad aver confezionato una storia insieme ad un escape room. E una volta terminato il primo episodio i primi due episodi in realtà, che sono il file 1 e il file 2 di Horror Trip, io e Simone ci siamo guardati intensamente, oltre ad esserci innamorati, abbiamo trovato... Abbiamo pensato e abbiamo detto: sai che però che figata se ci fosse una serie spin-off di Horror Trip che ne racconta la storia. Però da cosa nasce cosa? E da questa cosa è nato Horror Trip Story, che non è altro che, anche questo è un esperimento, perché ad esempio abbiamo avuto pochissime occasioni sul canale dei Fancazzisti Anonimi di metterci alla prova per la scrittura e la recitazione. Anni fa abbiamo provato a portare una web series, Nemesis, dove ci siamo messi in gioco, ma eravamo molto acerbi. Oggi abbiamo i mezzi necessari, l'unica rottura di palle che posso dire è il tempo e budget, perché stiamo facendo tutto a budget zero, completamente a budget zero, al massimo delle nostre capacità. E questo comporta notti in bianco, queste cose. Infatti, se ti ricordi, la sera prima di registrare Horror Trip Story non era pronto un cazzo. Era pronta soltanto l'idea a grandi linee. Allora io ho chiamato Simone e gli ho detto: adesso vai a dormire che sei stanco, ci penso io. Grazie papà. E allora mi sono messo a scrivere tutta la sceneggiatura per Horror Trip Story. La mattina dopo, stampo e tutto quanto, la mattina dopo ci vediamo ed è venuto proprio naturale. È uscito proprio, infatti quello che vedrete è un take solo. Non ci sono stati 20 take come si fa di solito, no, quando si registra una serie. È stato un take solo ed eravamo talmente dentro i personaggi che speriamo poi voi riusciate a cogliere effettivamente quella che è l'essenza di Horror Trip Story. Ma credo che siamo riusciti, penso, nel nostro intento. Sì, penso proprio di sì, infatti. Beh, sarete voi a dirci poi se ci siamo riusciti o meno. Noi attendiamo infatti i vostri feedback. E è stata una bella sfida anche per me, perché sto cercando in questa serie di impersonare in Horror Trip Story un personaggio abbastanza inquietante, profondo. Inquietante anche. Sì, molto. Il senso proprio di Horror Trip Story e inquietare. E devo dire che ci sono andato giù un po' pesante anche con l'editing, cioè sono dei punti in cui, raga, ho fatto cagare addosso. Sì, ma anche montando la sera, luci spente, dopo un po' ci dovevamo fermare. Esatto, ci siamo fermati a un certo punto perché abbiamo detto: no, forse non è il caso, ripartiamo domani mattina. Esatto. Con un bel sole attaccato fuori, bambini che giocano, capito? Atmosfere. Gattini su Google. Esatto, queste cose qui per riprendersi un attimo. Quindi spero che questa cosa a voi piaccia, insomma, anche il risultato finale. Abbiamo cercato di dare anche proprio un look e un feel al girato che fosse realistico. Diciamo che io vorrei che l'utenza, vedendo questo video, guarderà Horror Trip consapevole del fatto che appunto l'abbiamo fatto completamente con le nostre forze. Sì, completamente. Non abbiamo un management,
non abbiamo product placement, non abbiamo all'interno nulla che ci abbia dato budget per quanto riguarda la pre e la post produzione. Poi scoprirete che abbiamo trovato un modo adesso per alzare un pochino il budget, ma questa è una cosa budget che ci arriverà più avanti. Vi chiederemo quindi un enorme supporto, perché ciò che abbiamo fatto è veramente difficile e coraggioso. Assolutamente. Come sappiamo, YouTube ha delle logiche per cui se hai un canale con tanti iscritti, come nel mio caso, e ci ho avuto sta botta di culo che siete in tanti, uno li deve coltivare gli iscritti. E siamo in un'epoca youtubica in cui se non fai un video al giorno o una settimana, il tuo canale viene penalizzato e molte persone poi si distaccano. Quindi vi confesso che io avevo molta paura, ma allo stesso tempo ero decisamente stanco di sottostare a queste regole di YouTube, dove devo per forza caricare video anche quando non ne ho voglia. Molti miei colleghi so che lo fanno e ogni tanto perdono. Quante volte ci capita di chiacchierare con colleghi che dicono io non ce la faccio più, la perché faccio devo più per forza. È un cane che si morde la coda. Sì, perché poi arrivi quasi al punto dove poi anche lo stesso format, nel caso in cui uno abbia un format, no? Un po' si snatura, perché diventa una cosa obbligatoria, no? Che uno deve fare. E queste purtroppo sono le logiche alle quali noi dobbiamo sottostare, perché questa è la piattaforma che ci permette poi anche, no, di lavorare. Quindi è inevitabile che poi ci siano queste problematiche. L'avete visto anche voi su questo canale. Il Dark Andros Lifestyle non esce così di frequente, non è uscito perlomeno fino ad ora, perché ho un piccolo annuncio per voi a fine video da farvi croccante. Per avere qualcosa di qualità serve un pochino di tempo, oppure del budget che giustifichi l'utilizzo di tanto tempo per creare un format continuativo nel tempo. Questa è una cosa molto importante. È per questo che definisco Horror Trip una scelta coraggiosa, come la stanno facendo anche altri colleghi di YouTube. Devo ammettere che sto notando che alcuni YouTuber si stanno dando da fare piuttosto che caricare tanti video al giorno, avendo un bacino d'utenza molto grande e portando un enorme guadagno, hanno deciso di dare più spazio alla creatività e al lavoro per finalizzare format più complessi. E prodotti di valore, insomma, esatto. Qualcosa che rimanga poi anche nella storia, no? Capito? A noi ci mancava sia il tempo che il budget. Fondamentalmente sì, ci avevamo niente. Quindi, quindi se siamo presi il tempo necessario, questo è valido ovviamente per tutti i canali, di tutte le persone che fanno parte del team, che poi è Massive Rec Studio, di Zumo, Eleonora, Valerio e ad Enrico Bettella, per cercare di creare dei prodotti di un livello superiore. Mi premeva dedicare il giusto tempo ad Horror Trip, poi siamo stati sfigati perché lo siamo, i cataclismi e ci sono stati problemi, abbiamo dovuto rimandare la registrazione di Horror Trip, il gioco. Se vi piace il format, se vi piace l'idea, noi siamo convinti di poterne realizzare altri più frequentemente. Assolutamente. Quindi non dovrete aspettare 3-4 mesi per i prossimi, quello che ci auguriamo. Alla fine di Horror Trip, in particolare del file 3, ci sarà un mini vlog dove vi spieghiamo come, se volete sostenere Horror Trip, come potete farlo per riuscire a continuare a fare questo su YouTube e più frequentemente, perché non mi piace neanche aspettare 3-4 mesi ogni volta per fare un video. No, più che altro perché poi appunto anche con le tempistiche, no, di YouTube, voi lo sapete molto bene, perché non è che siete iscritti a Dark Andros Fancazzisti Anonimi E basta. Siete iscritti ad Arcandos Fancazzisti Anonimi e altri 1000 canali, quindi è molto difficile poi anche seguirli tutti. E ovviamente chi crea più contenuti è più facile da seguire, anche proprio per dinamiche interne alla piattaforma, che è più facile per la piattaforma continuare a notificare lo stesso canale che pubblica magari 3 video al giorno, per dire, piuttosto che magari un canale che ne pubblica uno ogni mese, uno ogni 2 mesi. Detto questo, cambio di rotta e vi dico, invece, per quanto riguarda il Dark Andros Lifestyle, non dovete aver paura, perché sta per tornare. Appunto, mi sono dovuto prendere questo mese per lavorare bene ad Horror Trip e Horror Trip Story per garantirvi un'esperienza croccante. Ovviamente vi ricordiamo di guardarli, se possibile, in una stanza buia con delle cuffie, perché così potrete gustare appieno, insomma, quello che abbiamo pensato per voi, e speriamo che vi piaccia. Per quanto riguarda il Dark Andros Lifestyle, non abbiate paura, perché sta per tornare insieme ad altri 2 format. Che croccantezza, cioè, ragazzi, così proprio boom, proprio incredibile. Il Dark Andros High Tech, dove parleremo di tecnologia, ovviamente lo faremo in modo croccante, ed è un modo anche questo per essere più presente ovviamente sul mio canale. Questo non c'entra con i Fancazzisti Anonimi, però Simone è qui con me, quindi mi supporta, è uno dei fuochi, cioè, infatti lo vedete quanto è croccante, guardate che croccantezza. Ma più che croccante, io sono morbido, cioè, ma no è è croccante, a croccantezza interna, morbido fuori e croccante dentro. Esatto, o croccante fuori e morbido dentro. Domande:
che richiedono risposte, e queste le troveremo ovviamente nel corso del Dark Andros Lifestyle, dove avremo anche ovviamente Simone come ospite. Oltre al Dark Andros Lifestyle e il Dark Andros High Tech, arriverà anche il Dark Andros Super Show. Che cos'è? Certo, lo sai che io ho sti nomi che mi devono partire proprio così, Questa Roma. Sì, proprio una Roma. Il Dark Andros Super Show, che cos'è? È uno show che prenderà molto spunto dal Dark Andros Lifestyle, però potrò parlarvi di tematiche che non riguarderanno soltanto le dinamiche di coppia, il sociale, queste cose qui. Quindi ci sarà molto più spazio per tanti altri argomenti, e questo mi permetterà di darvi anche una programmazione un pochino più frequente. Aspetta, quindi non parlerai solo di sesso? Quindi non preoccupatevi, e anzi mi scuso ancora, ripeto, per questa temporanea assenza sul mio canale, ma davvero vedrete che ne è valsa davvero la pena. Cosa hai lanciato? Questo è il mal... No! No! Tutto in te... No, anche per te! Madonna, che cazzo c'avevo? Sì, mancava l'intro dove la solita gnocca si alza da là sotto, però... È vero, quello, ma le croccanti di Dark Andros stanno per tornare, sia nel Dark Andros Lifestyle che nel Dark Andros Super Show. Magari riusciamo anche nel Dark Andros High Tech, perché so che adesso sono un po' cambiati i tempi rispetto a quando eravamo più piccini. Beh, la figa tira adesso. La figa ha sempre tirato, sì, quello. Anche sulla tecnologia, no? Sono più interessati adesso anche da ragazzi rispetto a quando eravamo piccini. Sì. Però, ora che ci penso, manca una cosa all'appello per avere un video proprio croccante. Puzza! Damn! La prossima volta... Assorbenti con le ali. No, come assorbenti con le ali? Non è una pubblicità. Oddio! Ma che cazzo spegni?